ragazzi! Ciao! Oggi io e Alissa facciamo questo video su Toca Life World per due motivi. Allora, il primo è che nel video della festa di Halloween ci avete chiesto dove Alissa ha trovato la scopa volante e quindi ve lo faremo vedere. Il secondo invece è perché hanno aggiunto una nuova cosa gratis. Sì, e quindi l'andiamo a vedere. E in più c'è anche il regalo alla posta, quindi tutto. Un sacco di cose oggi. Ok, allora, prima vi faccio vedere dove ho trovato la scopa volante. Dobbiamo cliccare su questo scenario con la zucca. Qua dietro c'è un piccolo segreto dove c'è un kit da strega, il cappello, la scopa e il vestito. Se clicchi la gemma, la scopa vola. Se la clicchi, no. Vedi? Facciamo finta che è uno stregone. Ecco, vedi? Sì, ecco qua, la scopa volante. Quindi per avere la scopa volante bisogna avere questo scenario qui, dove ci sono le torte di zucca, il pony cantante. Il segreto per poi mettere qua la luna strana. Sì, che cambia l'orto. Il colore a tutto. E l'orto. Adesso andiamo a vedere che regalo c'è la posta. E poi... E poi il nuovo scenario. Che è anche nuovo e gratuito. Sì, guarda, sono stati veramente bravissimi quelli di Toca Boca a fare anche una cosa gratuita, perché ogni tanto è... Chissà che cosa c'è. No, era solo uno. Non è un animale perché non ha i buchetti. Ok. Un trofeo zucca? No, è una lampada, mamma. Una lampada, credevo fosse una tipo una coppa. Ma non è una lampada. Sì. Ah, sì, si accende. Comunque posso svelarti un segreto. Quando spunta il pacco azzurro significa che c'è quello azzurro. Quando c'è quello oro significa che c'è quello oro. Ok. Sulla TV. Comunque questa lampada starebbe bene nella nostra casetta Halloween. Sì. Dopo ce la mettiamo. Però adesso io voglio andare a vedere lo scenario nuovo, quindi prendiamolo. Eccolo. Costruisci. È una panetteria. Già vedo che c'è un cane con il coso in bocca. Con il croissant. Che bello, lo mette qui. Meno male, perché era anche un po' vuoto. Era proprio dove abbiamo visto adesso la scopa. Ok, andiamo a vedere. Che bello, guarda l'insegna, che bella. Sì, è una panetteria, ok. Oh, anche una pasticceria. Un qualcoseria. Una qualcoseria. Una qualcoseria. Ok. Che bella, tutta autunnale. Che carino il bambino con i capelli rossi. Mi piace questo taglio di capelli. Chissà se l'hanno aggiunto anche nella creazione personaggio. Sì, mamma, guarda cosa ho appena trovato. Un nuovo documento. L'hanno aggiunto. Ma chissà se serve a qualcosa. Magari se si attacca da qualche parte dopo. Dai, tocca tutto, che sai che ci sono sempre dei segreti. Lo so, infatti sto già. Ma di qua c'è qualcos'altro, si scorre? No. E nel tombino? No, ho già provato. Uffa, qui. Guarda! Cosa? Si vede un easter egg, il viola. È vero, perché c'è un viola? Si può prendere? No, perché è un easter egg. Un easter egg. Perché è la fine del coso. Ah. Ok. Che easter egg stupido. Io sono questa. Vuol dire sei quella. Ah, guarda, lui ha una protesi al braccio, vedi? Gli manca un braccio e ha la protesi. Ma non si fa mangiare ai cani il gelato. Dai, fammi vedere. Cos'è questo? Un gufetto domestico. Un altro io. Mamma, aspetta, ora riguardiamo. Guarda, forma di carota. Okay. E sotto i cuscini? Vediamo se c'è qualcosa sotto di lui. No. No, non si può. Ok. Bellissimo. Ma è una pianta. Ce la potremmo mettere nella nostra casa, ci starebbe bene. È vero. Ma guarda che bella questa macchina del caffè. Ma questa fa anche il cappuccino, mi sa. Vediamo. Sì. Bella. Dammela mia. Mi piace la panetteria, ma ci saranno anche delle nuove ricette? Sì, secondo me sì. Io sono bravissima. Non puoi metterglielo. Ma prendi Alissa. No, guarda, allora, ti spiego come io faccio le ricette di Alissa. Allora... Tu saresti sempre questo cane? Sì. Ti sei trasformata. Prima di tutto mi serve una baguette. No, non è vero. Questa la rimettiamo a posto, scusa. Guarda qua, vuoi vedere? Zucchero, caramelle. Visto. Ma sei una cuoca! Sono bravissima. Buon compleanno! Tutta mia. Oh,
Quando c'è questo è sospetto. Il diamante. Vabbè, quando c'è una... Però dovremmo fare la collezione di questi diamanti in uno di quei garage di quello scenario con sì. tutte le serrande. Dovremmo prenderne uno e fare tutto di diamanti. Vediamo nel frigo. Non allora, ci sono ingredienti no, nuovi. No, no, aspetta. Allora, sì. Zucca. C'è la... Guarda, questo non c'era. Ah, la ciliegia. Però non le puoi unire, credo. Ma il tartufo. Il tofu, no? Il tartufo. Mamma, hanno aggiunto un nuovo. Guarda, questo robo. Ma cos'è? Non lo conosco. È una pera tipo. Pera no, non è una pera. No, pera. Hai guardato nella, sì, nella ghianda. Però mi piacciono queste tazze. Il forno gigante. Però non ci danno delle ricette. Dovrebbero darcele. Altrimenti, scusa, c'è, per fare queste crostate, ad esempio. C'è un posto dove ci sono tutte le ricette. Ah, sì? Aspetta, aspetta, voglio provare a fare pane e Nutella. O il cornetto con la Nutella. Sì. Nutella, okay. Aggiungi il cornetto. No, non lo fa. Sembra un cornetto su una cacca. Allora aspetta, almeno il pane con la Nutella lo deve fare. Sì, quello lo fa. Lo fa? Proviamo, Nutella col pane. Oh, questa volta è venuta. Tieni, te la sei meritata anche se non hai fatto niente. Aspetta, aspetta, non abbiamo guardato dietro questi però. Ho già no. controllato. Uffi. Ma tanto sicuramente c'è qualche segreto che noi non abbiamo visto e che nei commenti ci diranno: ma lo sapevate che facendo quella cosa, come il quadro della nave, che io non lo sapevo che se tu lo appendi nella casa, dopo lo tocchi, si apre un passaggio cioè si apre uno scompartimento segreto. Sì. Cosa? Sai quando abbiamo creato sempre la casa nostra, quella con gli oggetti vintage. C'è un quadro con una nave che se lo tocchi... No, vuoi andare a vedere? Dove? Nella nostra casa, quella che abbiamo fatto con gli oggetti vecchi. No, io ora vado a vedere. Non l'ho mai visto, allora. Ce l'hanno scritto nei commenti. Dove? Allora, qual era la casa che avevamo fatto? Era questa. Eccola. Mm-hmm. Ecco, non so se l'abbiamo messo quel quadro. Vai di là, di là, di là. Eccolo, toccalo. Non lo sapevamo questo! Non lo sapevo! Ma lo facevate a sapere? Boh, l'avranno scoperto prima di noi, l'avranno toccato e se ne sono accorti, noi non l'abbiamo toccato. Bene ragazzi, abbiamo esplorato questo scenario che è carinissimo ed è anche gratuito. Veramente è stato un bellissimo regalo da parte di Toca Boca mettere questo scenario qui gratuito. Non abbiamo trovato dei segreti a parte quel diamante, perciò se voi ne avete notato qualcuno in più fatecelo sapere nei commenti, perché così le andiamo a vedere. Sì, perché io sono super curiosa. E magari serviranno a qualcosa queste immagini. Il coniglio, l'uovo e la rana. E la rana, sì. Questo è una cosa un po' strana, perché effettivamente qui ci sono due quadri, uno del coniglio e uno della rana. E l'uovo? Potrebbe essere che questo gufo deve fare un uovo? Chi lo sa? Magari dandogli da mangiare? Questo potrebbe essere un mistero da svelare. Ragazzi, aiutateci. Per oggi però noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!